Per questo esperimento serviranno dell'aceto, del bicarbonato, un cucchiaino, uno strumento di misura, una bilancia, un imbuto, un pennarello, tre palloncini e tre bottigliette da mezzo litro vuote. Via. Per prima cosa bisogna misurare 2 cm partendo dalla base della bottiglia. Dopo aver segnato il punto dell'altezza dei 2 cm, bisogna riempire fino a dove abbiamo fatto il segno con l'aceto. Verso l'aceto. Adesso ripetiamo il procedimento per le altre 2 bottiglie. Adesso numeriamo le bottiglie per riconoscerle. Rispettivamente 1, 2 e 3 cucchiaini di bicarbonato. Prendiamo il primo palloncino. Ripetiamo lo stesso procedimento anche con gli altri 2 palloncini. Ora misuriamo le masse iniziali di tutte le coppie palloncino-bottiglia. Passiamo al secondo. Passiamo all'ultimo. Ora mettiamo il contenuto del palloncino nella bottiglia corrispondente. Passiamo al secondo. Anche l'ultimo. Notiamo che dopo l'esperimento il peso delle varie coppie è rimasto uguale. Pesiamo anche gli altri 2. Pesiamo anche l'ultimo. A conclusione dell'esperimento abbiamo potuto capire che raddoppiando o triplicando la massa di bicarbonato utilizzata, il palloncino si gonfierà più velocemente e in maniera maggiore. Inoltre abbiamo potuto capire che raddoppiando e triplicando la massa di un solo reagente, in questo caso il bicarbonato di sodio, si ottiene la stessa quantità di acetato di sodio. Un'altra cosa che abbiamo potuto notare a termine dell'esperimento è che il bicarbonato di sodio in eccesso, non prendendo parte alla reazione, precipita sul fondo.